Buonasera a tutte e a tutti coloro i quali ci ascoltano. Questa sera abbiamo davvero il grandissimo privilegio, l'onore di ospitare due donne fantastiche e in collaborazione con Scuola dello Sport e di Sport e Salute ospitiamo un dialogo tra Bebe Vio e Sandra Savaglio. Bebe Vio, sapete tutti, è una grandissima sportiva paralimpica, Sandra Savaglio è una grandissima astrofisica. E quindi procediamo prima con Beppe, a cui rivolgiamo ancora un sentito grazie anche a suo papà Ruggero, che è stato molto molto collaborativo, e a tutti quelli che stanno facendo con noi il festival. Allora, comincerei facendo vedere un video di Beppe e poi alcune domande. Prego. Io penso di essere fatta di scherma praticamente. Ho iniziato a 5 anni, quindi ero veramente piccola e sto andando avanti e sono innamorata persa di tutto ciò che riguarda la scherma. Faccio tantissime cose in realtà perché non ho la solita vita normale. Non faccio niente per obbligo, lo faccio solo se una cosa mi piace e se mi diverto. Mi sento forte, però allo stesso tempo, diciamo, determinata. Ti senti, tra virgolette, potente perché sai dove vuoi arrivare e sai che se vuoi puoi arrivarci. È bello, è tosto, ma è bello. Devi darti tanto da fare, devi voler tornare autonoma e darti da fare per poterlo fare. Quando vuole fare una cosa, lei è talmente determinata che riesce a farlo. Io finché non ottengo quello che voglio, non mi fermo. Quindi vado avanti, vado avanti, vado avanti finché non ce l'ho. Ne parlo solo per far capire che anche con una sfiga terribile puoi riuscire a fare grandi cose. È tutto perfetto, è tutto bellissimo, è tutto stupendo. È 4 anni che lo sogno. È stata la giornata più bella della mia vita. Beatrice Vio. I'm very, very happy to be here. Sei una grande, veramente, complimenti. Lo sport è quella cosa lì che non vede differenze. Io, boh, sono innamorata dello sport, quindi per me è tutto. Grazie Beppe di questo tuo bellissimo messaggio. Il nostro incontro si intitola Volontà, tecnica e passione. Sembra poi proprio uno slogan per te, per quello che rappresenti, ma quanto pesano per te? C'è una percentuale tra questi tre termini che tu, a cui attribuisci più importanza o sono uguali, parimenti uguali? Allora, ciao a tutti intanto, grazie mille per avermi invitato a questo evento. Scusate, ma ogni volta che vedo questo video piango un sacco perché Anche sono. noi, anche noi, anche Ok, noi. allora è normale. No, vabbè, sarà che vedo un sacco persone a cui voglio veramente bene. Magari voi non vi rendete conto, ma in quel video ci sono veramente tante, tante persone a cui voglio veramente, veramente tanto bene. Quindi ogni volta che lo rivedo, vedo quante cose ci sono dietro. Quindi volontà, tecnica e passione. Sarà il mio modo di fare richiudere tutto in una parola sola che per me è squadra principalmente. E ogni cosa che fai, ogni azione che fai c'è una reazione pazzesca che si ricrea dopo, durante, prima, tutto ciò e per me è la mia squadra in tutti i modi in assoluto. E appunto tutte quelle persone che vedo in quel video sono appunto mio papà all'inizio. C'è un pezzettino all'inizio del video dove c'è lui che mi viene a parlare prima di una gara, perché lui prima di ogni gara viene lì, mi parla, mi fa il discorsetto, hai fatto il riscaldamento, fatto bene, hai fatto questo, hai fatto quello. E poi durante i festeggiamenti la prima persona di solito abbraccia la mia mamma. E infatti c'è il video delle Olimpiadi quando vinco, che corro dalla mia mamma, da mia sorella, mio fratello, li abbraccio tutti, quindi il mio allenatore, il preparatore atletico, ci sono veramente tante tante persone. Mio fratello c'è anche in un pezzo del video a cui tengo tantissimo, che spesso, volente o nolente, è presente, e che in realtà si palesa solo quando le cose vanno male. Tipo se faccio una gara fatta male, mi manda il messaggino, ma ti pare che perdi con questo? E quindi, mentre se le cose vanno bene, tende a non dirti niente, ma so che in realtà è fiero di questa cosa.
cosa qua. Quindi volontà, tecnica e passione è tutto racchiuso secondo me in questa cosa qua. Cioè la volontà di voler far bene le cose, ma non per te, ma per tutte le persone che c'hai intorno, appunto. Perché sai che appunto la tua famiglia è felice, perché sai che dai tanta... cioè tutte le persone che sono intorno hanno tanta tanta passione per quello che fanno. Mi rendo conto che il mio allenatore e il mio preparatore atletico fanno veramente tutto ciò che fanno veramente solo per passione. Vabbè, poi vabbè, c'è tutto l'atto economico, eccetera, eccetera. Però per quello che fanno veramente non ha un valore economico quello che fanno tutti i giorni. Mi scrivono la sera tardissimo, mi rispondono la mattina prestissimo. Sono in palestra la mattina prestissimo perché sanno che a me piace la palestra quando è vuota. E quindi arrivano lì con le chiavi rubate alle signore delle pulizie per aprirmi la palestra prima degli altri e rimangono ad allenamento fino a tardissimo perché sanno che a me piace finire quando non c'è più nessuno. E tecnica, tanta tecnica, ma in realtà che è tutto lavoro. Cioè la scherma in realtà è molto tecnica, ma è tanto passione, tanta tanta volontà di voler vincere tutto quanto. Quindi veramente volontà, tecnica, persone è tutto secondo me rinchiuso nella parola squadra, perché la mia squadra per me è tutto. Senti, ma c'è stato una figura maschile, femminile, che ti ha ispirato nella tua vita, nelle tue scelte, nelle tue difficoltà, che sono state tante e che hai superato in maniera straordinaria, ma hai pensato alcune volte, spesso, una volta sola, a qualcuno, qualcuna a cui ispirarti? Guarda, in realtà forse... Allora, oggi mi rendo conto che è la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Certo. E mi rendo conto che tutti oggi mi hanno chiesto un sacco di persone come puoi sostenere le donne e tutto quanto, però mi rendo conto che io non sono in grado di forse di capire quanto, cioè, cosa si prova in quei momenti. Io sono stata forse troppo fortunata e me ne rendo conto e sono molto fortunata, ma da un punto di vista mi sento un po' uno schifo perché non riesco a rendermi conto di quanto si possa soffrire forse da questo punto di vista. Però io veramente forse sono stata troppo troppo fortunata, cioè io ho sempre avuto la fortuna di avere figure veramente importanti attorno a me, che sia mia madre, che sia forse perché faccio anche uno sport dove, cioè, la scherma in Italia è prettamente femminile e ci sono stati grandi campioni maschili, ma diciamo che le quote rose nella scherma italiana e mondiale hanno veramente fatto tanto la differenza. Quindi crescere anche in un ambiente come questo, mi rendo conto che mi ha fatto capire quanto io potessi, io come, non come io, ma quanto una persona in generale potesse dare tanto e ricevere tantissimo. Quindi, sai, quando c'è persone come Valentina Vezzali, Arianna Errigo, Elisa Di Francesca, la Trillini, la Volpi, ci sono veramente delle persone con tanto, tanto peso e il mio sogno è sempre stato prendere un qualcosina da ognuna di loro. Cioè, per me, sapere che la Vezzali c'ha tante, tante, non so se posso dire in questa cosa qua, ma tante, tante, tante palle. Io c'è sempre cercato le palle di Valentina Vezzali, la tecnica dell'Errigo e la tranquillità della Di Francesca. E ho sempre cercato di essere un mix tra di loro, ma per uscire dai campioni, perché loro sono veramente dei campioni in tutto, ho avuto la fortuna di avere dei genitori che hanno creato un'associazione Onlus che si chiama Art for Sport. Poi vediamo un pezzo anche di quel tuo video. Ah vabbè, no vabbè, ti dico, scusami, io non so le domande che andrei a fare, quindi non c'è problema, vai avanti, grazie. Ma scherzi. E forse con la fortuna che ho di avere dei genitori che passano veramente la loro vita, le loro giornate, il loro impegno, la loro passione e tutto quanto a dedicarsi ai bambini disabili che vogliono fare sport e vogliono riprendere la propria vita attraverso lo sport, io ho la fortuna di vivere tutti i giorni con dei ragazzi dai 3 anni ai 30 anni, 48 in particolare sono, scusami, 28 sono i ragazzi che aiutano i miei genitori. E sono tutti questi ragazzi che ti rendi conto, e veramente alcuni veramente veramente piccoli, perché ce n'è di 6, 3, 4 anni, e come prendono loro la vita, con una disabilità, con come vedono loro la propria famiglia, come vedono loro lo sport, come sia la cosa, tra virgolette, il loro motivo di vita, veramente ti rendi conto che gli esempi, sì, magari può essere un campione, sì, magari può essere una qualsiasi cosa, ma quando vedi la felicità di questi bambini che ottengono attraverso lo sport e nel rendere felici anche i propri genitori, ti rendi conto che qualsiasi tipo di campione non è assolutamente all'altezza di un bambino come questi. Bello, bellissimo. Senti, la tecnologia
aumentato molto le possibilità abilitative per gli sport paralimpici, no? E tu sei intrigata, sei affascinato dalla scienza e dalla tecnologia? In realtà, forse mezzo ovviamente sì, perché penso che almeno il 30-40% del mio corpo sia tecnologia. Ho mani e piedi e batterie e il telefono e l'orologio e la macchina, tutto elettronico. Quindi vivo di tecnologia e quello che faccio ogni giorno è grazie alla tecnologia. Se io posso alzarmi dal letto e iniziare a camminare è grazie alla tecnologia. Se posso fare quello che amo, che per me è la scherma, è grazie alla tecnologia. E grazie anche a tante persone che creano la tecnologia che mi permette di poter vivere. Quindi sì, adoro la tecnologia e adoro le persone che ci lavorano dietro. Senti, in questo anno così difficile, no? A cominciare da marzo, in cui siamo stati costretti giustamente a chiuderci in casa o chiudere tantissime delle occasioni sociali e anche soprattutto per degli atlete i luoghi di allenamento, poi chiusi, riaperti, richiusi. Che cosa è cambiato per te? Come hai vissuto, come stai vivendo questo momento? Riesci a continuare ad avere questa tua, si vede, straordinaria energia, passione, anche voglia di socializzazione, ma dal punto di vista anche sportivo, che cosa è cambiato? Allora, posso suddividerlo in due parti perché comunque il primo lockdown, quello che mi ha dato forse è stato molto di più di quello che mi ha tolto, perché col fatto che io vivo a Roma da sola da un po' di anni, la mia famiglia sta a Treviso, mio fratello vive a Venezia, mia sorella comunque vabbè, adesso si è trasferita a Milano, però comunque non li vedevo mai, i miei nonni non li vedevo mai, il mio cane che sembrerà una stupidata, ma anche il mio cane non lo vedevo mai. E passavo la mia vita veramente tra treni, aerei e macchine, perché ho sempre viaggiato tantissimo, anzi palestra principalmente e poi tutto il resto, università e tutto il resto. Quindi quello che mi ha dato il primo lockdown è stato importantissimo perché mi ha riportato alla normalità che non vivevo da tanto. Io ho sempre viaggiato tantissimo, principalmente dopo l'Olimpiade che c'è stato il boom, ho sempre viaggiato tantissimo e ho sempre adorato viaggiare, in realtà non è che non mi piacesse viaggiare, però mi sono resa conto che stare a casa con la mia famiglia, tornare alla routine, tornare alle normalità di una famiglia, tornare a vivere con i propri fratelli, con i propri. Ti dirò, anche la signora delle pulizie mi mancava in un certo senso, perché non vedevo più Nina da tantissimo tempo, infatti anche lei era mezza sconvolta di vedermi a casa, fa, ma sei a casa? Ma passi più di una notte a casa? Ma cosa sta succedendo? E veramente solo il lockdown avrebbe potuto riportarmi a casa perché stavo fuori da troppo tempo. Quindi anche il valore che davo al tempo, anche sembrerà una stupidata, ma il valore che davo al sonno. Puoi avere quanta tecnologia vuoi, quanta volontà, tenacia e tutto quanto e tecnica che vuoi, però il sonno ho scoperto che era anche quello molto importante. La forma del mio viso è proprio cambiata prima e dopo aver dormito. E il mio modo di ragionare è cambiato, il valore che davo alle cose, il valore che davo alle persone è cambiato completamente. Quindi quello che mi ha dato è stato veramente tanto, principalmente appunto a vista della famiglia, però mi ha dato veramente tanto. E ha tolto tantissimo a tante altre persone, quindi mi sento anche un po' una brutta persona a dire che io mi sono divertita durante la quarantena. Perché so che tante persone hanno sofferto tanto, tante vite hanno sofferto, quindi mi sento anche male a dire che sono stata bene durante la quarantena. Però forse ancora una volta sono stata fortunata. E mentre questa seconda quarantena l'ho vista da maniera completamente diversa, perché comunque allenandomi in polizia abbiamo la fortuna di fare tanti, tanti, tanti controlli. Quindi facciamo il tampone veramente minimo una volta a settimana, facciamo un sacco di controlli, siamo super seguiti. Il fatto anche che la scherma non sia uno sport di contatto, che abbiamo la maschera, che abbiamo la distanza, che abbiamo i guanti, che abbiamo tutto quanto, aiuta tanto anche a riuscire a vivere in modo molto più tranquillamente questa situazione. Io sono rimasta a Roma, sto continuando a fare l'università online, sto continuando ad allenarmi tutti i giorni in palestra perché in palestra mia si allena in polizia, si allena il judo, il karate e la scherma. E gli altri, essendo sport di contatto, sono scappati via tutti, ovviamente non possono entrare, quindi siamo solo noi della scherma. Quindi mi sta andando benissimo anche da questo punto di vista, però se una squadra formata bene, fatta bene, con cui ti trovi veramente bene, può succedere qualsiasi cosa, ma tu continuerai a sentirli, tu continuerai a fare squadra, tu continuerai ad allenarti in maniera diversa, ma pur sempre ad allenarti con loro. Senti, tu ricordavi prima giustamente
oggi è la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Dicevi che tu ti senti fortunata, e credo che tutti ti ringrazino perché hai un coraggio da leonessa. Però una cosa che mi viene in mente, mi è venuta in mente quando tu dicevi questo, è che ho letto in alcune testimonianze, alcuni racconti oggi sui giornali, di donne che hanno detto: ho preso coscienza che non è colpa mia quello che è successo, la violenza, eccetera. Ecco, credo che questo fatto della coscienza di essere una persona integra, una persona che ha la propria identità, il proprio valore, che tu rappresenti in maniera straordinaria, sia un segnale, un simbolo, al di là di quello che uno può fare in maniera diretta su questi eventi straordinari. Quindi io credo, a nome di tutti, di dirti che tu lo fai tantissimo questo per le donne, ecco, quindi ti ringrazio moltissimo. Ma aspetta, perché allora adesso facciamo passare il video di Art for Sport e poi faremo alcune domande ad Sandra Savaglio e poi vi incontrerete. Prego. Buonasera. No, scusate, c'è prima. Scusate, ecco. Questa è la storia di una bambina come tante, con tanti interessi e un grande sogno: diventare campionessa di scherma. Ma un giorno, per rubare il suo sogno, il destino le prese le braccia e le gambe. E fu proprio in quei giorni bui che lei trovò una nuova forza. Forza per affrontare nuove sfide. Per incontrare nuovi amici. Per conquistare di nuovo la vita. Con la punta del suo fianco. E questa è una storia vera. Beh, quindi oltre a un grazie infinito a te, dobbiamo anche un grazie infinito ai tuoi genitori che hanno creato questa bellissima associazione. E adesso passiamo a Sandra Savaglio, che come alcuni degli ospiti del festival sanno, che abbiamo già ospitato nel primo incontro con Alessandra Sensini, è un'astrofisica, una fisica italiana che ha girato per il mondo, ha deciso di tornare dopo 24 anni tra gli Stati Uniti e la Germania, proprio per noi, per il suo paese, per se stessa, insomma. E farei partire un video in cui racconta qualcosina del suo mondo, della sua ricerca. Buonasera, io faccio ricerca in astrofisica. In pratica studio come è fatto l'universo. Ed è un bel mestiere perché mi dà la possibilità di guardare pezzi del cielo, se abbassate per piacere un pochino le luci, che sono fantastici. Questo sembra un quadro, in realtà sembrano delle nubi in un cielo pronto al temporale, in realtà è una regione del cielo di diversi anni luce, dove c'è gas e polvere, dove si formano delle stelle, la nebulosa testa di cavallo. Un'altra nebulosa, molto più piccola, al centro c'è una stellina che sta per morire, ma lo fa in maniera molto lenta. E prima si libera del materiale che circonda il nucleo. E nei corsi degli anni lascerà il nucleo nudo. La morte di un'altra stella. In questo caso è già avvenuta la morte attraverso un'esplosione. Guardate la perfezione di questa immagine, sembra una gigantesca bolla di sapone che sta viaggiando, si sta espandendo nello spazio alla velocità di 5.000 km al secondo.
Fare ricerca scientifica in astrofisica non è solamente guardare belle immagini, si tratta anche di studiare segnale molto debole, che ha viaggiato tantissimo, da molto lontano. E questo è il caso della radiazione cosmica di fondo, che vi mostro tra un attimo. La radiazione cosmica di fondo è qui, adesso, ci sarà per sempre nell'universo, ed è stata, ha avuto origine più di 13 miliardi di anni fa, quando la materia e la radiazione hanno rotto il loro perfetto equilibrio. Da quel momento in poi la radiazione ha iniziato a viaggiare quasi liberamente e ci è giunta oggi in questa forma. I punti sono le misure, il picco di questa radiazione è nelle microonde e il modello teorico passa esattamente attraverso i punti. È l'esempio di accordo tra teoria e misura sperimentale meglio riuscita nella storia dell'umanità, dove il mondo dell'estremamente piccolo spiega esattamente cosa è successo all'inizio dei lavori dell'universo. È una delle scoperte più importanti mai fatte dall'umanità. È anche una grandissima conferma che la teoria del Big Bang è vera. Per noi fare ricerca vuol dire semplicemente muoversi in territori sconosciuti, e per molti questo vuol dire vincere la paura. E quello che ci fa vincere la paura è la curiosità, che la curiosità veramente non può fermare niente. Eccoci qua. Ciao Sandra, grazie di essere qui con noi. E faccio anche a te la stessa domanda che ho fatto a Bebe all'inizio, di quanto questi tre termini che abbiamo indicato nel nostro incontro, volontà, tecnica, passione, rappresentino, si bilanciano, ci sia qualcuna di questi termini che abbia una prevalenza sull'altro o meno? Volontà è sicuramente la prima cosa. Tecnica è importante, perché senza la tecnica è difficile andare da qualche parte. La passione è mossa, diciamo che la passione muove la volontà, la tecnica richiede tanto talento, se vuoi. Voglio dire, se uno ha il desiderio di fare uno sport complicato, avere talento è fondamentale. Anche nella ricerca scientifica è così, cioè per avere successo nella ricerca scientifica bisogna essere mossi da una grandissima passione ed avere le caratteristiche giuste per arrivare a quell'obiettivo. Quindi, e poi ci vuole sempre fortuna in qualsiasi cosa. Anche se uno ha talento e ha passione e l'ambizione di raggiungere un traguardo, bisogna anche avere fortuna, perché non sempre succede. Ci sono tantissime situazioni sfortunate di persone che avrebbero potuto raggiungere qualsiasi obiettivo, qualsiasi ambizione, però senza la fortuna. Per esempio, uno può pensare al premio Nobel, no? Vincere il premio Nobel richiede tantissimo, sicuramente passione e talento, però molte scoperte che hanno portato al premio Nobel sono state anche fatte grazie al caso. Senti, nelle tue migrazioni in giro per il mondo, hai mai sentito di non farcela, di non essere all'altezza, di non arrivare, di tornare indietro? Sì, tantissime volte. Come donna capita spesso di pensare di non essere all'altezza. Di tornare indietro, sì, mi è successo a causa di situazioni sfortunate di vita. Però alla fine avere la tenacia di andare avanti, non mollare mai alla fine, questa è la cosa che ti salva. L'impegno è costante, non può essere semplicemente un momento o un anno o una situazione fortunata. La sfortuna c'è, quando capita bisogna reagire, rialzarsi, aspettare che il momento brutto passi e andare avanti. E quindi in pratica si fa
un investimento a lungo termine, se vuoi, cioè sai che stai investendo del tempo per un buon fine. E nella ricerca scientifica diciamo che la scala temporale è molto lunga, perché uno inizia a 20 anni a studiare, 19 quando va all'università, e puoi continuare a fare ricerca scientifica finché, insomma, per tanto tempo. E nello sport non è così, sfortunatamente, perché nello sport c'è il decadimento fisico. A livello professionale si può fare fino a 20, 30, 40 anni, ma ci sono tante persone che continuano a farlo. Io ho scoperto che Gianni Morandi fa 8-10 km di corsa al giorno, adesso lo fa di meno perché c'è il lockdown, ma insomma è incredibile, 76 anni, è una cosa fantastica. Quindi l'impegno deve essere costante, è durare, non mollare. Se ti viene la febbre, stai a casa una settimana, non succede niente, puoi stare male per dei periodi, però riprendersi e continuare, ed essere sempre impegnato costantemente. Io per esempio la mattina la prima cosa che faccio dal punto di vista lavorativo, guardo la letteratura scientifica, no? Si tratta di tutti gli articoli scientifici che mi interessano di astronomia e astrofisica, e ce ne sono 40, 50, 60, 70 al giorno che escono, quindi devo guardare costantemente e non mollare mai. Senti, ricordavamo prima con Beppe oggi che è la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Tu sei una grande testimone dell'impegno di genere della scienza, e non solo nella scienza. Ribatti sempre sul tema dell'impegno delle ragazze negli studi, nello sviluppo, nella carriera scientifica. Ecco, anche tu, insomma, in una giornata come questa penso che abbia sentito qualcosa di particolare rispetto a questi temi, no? Sì, sfortunatamente. Diciamo fortunatamente e sfortunatamente, perché adesso c'è molta più consapevolezza del fatto che le donne abbiano più difficoltà in qualsiasi cosa rispetto agli uomini. Quindi quello che io dico sempre è, per una donna confrontarsi con un uomo è come cercare di fare una corsa con una palla al piede, una palla di ferro al piede. Cioè la corsa non è impari. Non è alla pari, cioè è impari. Comunque, perché se io dico una cosa, no, io sono donna, affermo una cosa scientifica, e poi un uomo magari dice la stessa cosa oppure dice una cosa diversa, la mia credibilità come donna è diversa rispetto a quella di un uomo. E questo è dimostrato scientificamente, non mi sto inventando niente. Cioè, anche il fatto che io dico la cosa vera e l'uomo dice quella stessa cosa, in una discussione generale spesso si dice, e come ha detto lui, non si dice praticamente mai come ha detto lui e lei, capito? E questo anche verificato, sperimentato, cioè l'ho sperimentato anche su di me, ma vabbè, ci sono degli studi scientifici che ti dimostrano questa cosa. Quindi per una donna è più complicato, si stanno facendo tantissimi passi avanti, un giorno si capirà che comunque investire sulla donna è una buonissima idea, cioè la crescita della società, no? Va anche attraverso l'investimento sulle capacità delle donne. Senti, qual è stata la tua prima fiamma, il tuo primo momento, primigenio in cui ti si accede alla passione per la scienza? A me piaceva sempre, mi è sempre piaciuta la matematica, mi ha sempre affascinato la matematica, però diciamo l'idea di decidere di studiare fisica è venuta forse un pochino più tardi, perché poi la fisica non è che si studia alle scuole elementari. Però forse l'ispirazione, no? Forse è stato prima di tutto mio padre, che ha avuto sempre una grande passione per la matematica, anche se non è riuscito ad andare all'università, però la conosceva, diciamo, per le scuole medie superiori la sapeva insegnare bene, insomma, le insegnava a tutti i ragazzi del paese, no? Gratis venivano da lui a farsi. Quindi la passione
per il ragionamento scientifico e poi anche la curiosità di scoprire le cose, penso che sia stata una questione genetica, mio padre è stato il primo. Poi a scuola aver avuto gli insegnanti che mi hanno fatto appassionare, cioè avere le persone giuste che ti raccontano le cose in modo giusto, questo è determinante. Senti, ed è una grandissima responsabilità, cioè anche insegnare certo. All'università per me, guarda, mi immagino questi ragazzi che mi ascoltano, io penso quando ero all'università sentivo i miei insegnanti e dicevo un giorno vorrei essere anch'io così, è una grandissima responsabilità alla fine. Senti, tu studi mondi, universi lontani, lontanissimi, no? Ti viene mai in mente di pensare a quanto piccoli siamo e che cosa ne sarà di noi? Sì, ma non abbastanza, perché alla fine, cioè io guardo, ti dicevo prima, no? Guardo 50-60 articoli ogni giorno e quindi si parla di buchi neri, di stelle, del sole, delle galassie, del Big Bang, eccetera, quindi questo è il mio piano, diciamo, pane quotidiano, lo vedo tutti i giorni e quindi sono praticamente, ho perso sensibilità all'emozione, no? Da questo punto di vista. Io mi emoziono quando lo racconto alle persone che non appartengono al mio mondo, per esempio adesso lo sto raccontando a te e chissà quante altre migliaia di persone, non so quanti ascoltano, e quindi io devo trasformare in un ambiente, diciamo, terreno, una cosa che per me è sempre stato normale, cioè viaggiare anni luce di distanza, miliardi di anni luce di distanza, miliardi di anni di tempo indietro nel tempo. Quindi per me questo è normale, quindi ho perso la sensibilità a tutto ciò. Come dire, non lo so, non so se vi è mai capitato, osservate un colore, dopo un po' non riuscite a distinguerlo, se è giallo, se è arancione o cose di questo tipo. Questo diciamo che è una cosa triste, però dopo quanti anni sono passati, 30 anni che faccio questo mestiere, un pochino. E sì. Rimane comunque la curiosità. E diciamo che siccome mia mente studia tantissime cose, annoiarsi è difficile. Senti, c'è una domanda che vorresti fare a Beppe? Cosa vorrei chiedere? Ma io sicuramente l'ammiro perché, cioè, mi fa un po' l'impressione che lei abbia parlato di fortuna e uno pensa magari che una persona come lei sarebbe potuta essere anche un pelino più fortunata nella vita, però nonostante questo continua ad essere una persona molto ottimista. E ho visto le medaglie d'oro che ha preso, ecco, potrei chiederle come fai a trovare ancora lo stimolo oggi di vincere, perché immagino che essere arrivati in cima e aver vinto qualsiasi cosa vuol dire anche a un certo punto avere difficoltà a trovare la motivazione per allenarsi a quei livelli lì, che è tremendamente faticoso. Quindi la domanda è come continui a trovare lo stimolo ad allenarsi e a faticare in questo modo. Non vedo il collegamento con Bebe. Ecco. Eccola qua. Sono, ci sono, sono qua. Eccoci. E quindi è la domanda di Sandra, di come fai a trovare ancora gli stimoli dopo tante medaglie, che cosa rispondi? In realtà non facendolo per me, ma facendolo per gli altri è molto più facile, penso anche come per lei. Non è che ogni cosa che fa lo fa per se stessa, non è che ogni scoperta, ogni cosa, ogni studio, ogni ora che passa a studiare lo fa per se stessa, lo fa per riuscire, non dire a cambiare il mondo, non dico a cambiare il mondo, ma lo dico perché sa che quello che può fare lei lo fa perché può fare del bene a qualcun altro, ed è la stessa identica cosa. Bello, molto bello. Senti, vorremmo che tu ci indicassi un termine, una parola, una frase da custodire nel nostro archivio del festival. Ah, però temo di dover deludere Bebe, perché io questo mestiere che faccio lo faccio per me stessa. E inoltre non è che studiare una stella faccia
direttamente, immediatamente fa stare meglio le persone. Noi questo mestiere lo facciamo per nostra ambizione, cioè io sono una persona ambiziosa da questo punto di vista, però è la sfida contro me stessa, anche contro gli altri chiaramente, però è sostanzialmente la voglia di imparare, di capire, di conoscere sempre di più. Questa è la motivazione. La frase è... No, aspetta, prima chiediamo a Beppe se... No, dilla prima te, dai. La frase è una frase di Nelson Mandela, che mi ha molto colpito, che si riallaccia un pochino alle cose che ho detto prima. Un giorno lui disse: non giudicatemi dai miei successi, ma dalle volte che sono caduto e mi sono rialzato. Bellissima. Beppe, tu hai una parola, una frase, qualcosa che puoi lasciarci? Dio, questa è una domanda difficile. No. Io la ragiono in maniera un po' diversa da lei, quindi appunto facendo le cose per gli altri, io so che ogni, appunto come ho detto prima, azione e reazione. Per me ogni piccola azione che si può fare può creare grandi reazioni, quindi io sono felice quando vedo le persone felici intorno a me. Quindi assolutamente direi che non vedo l'ora di svegliarmi la mattina per uscire di casa e sorridere alla prima persona che trovo. Non vedo l'ora di vederli, dire buongiorno. Io sembro una di quelle matte per strada che ti vede e dice buongiorno. Infatti tanti miei amici odiano il mio buongiorno, mi dicono che li sveglio troppo. Però il mio scopo è proprio quello, riuscire a scombussolare un po' le persone per dargli anche un modo di vedere le cose in maniera diversa, per far sì che si sveglino da un certo punto di vista. Ma anche Sandra le scombussola, perché quando scoprono, lei dice che insomma pensa e ragiona per sé, perché ovviamente chi fa un lavoro che piace tantissimo viene trascinato come te dalla passione, però le sue scoperte sono soprattutto per gli altri, no? Interpreto quello che Sandra mi ha insegnato, ecco, quindi faccio un po' il portavoce. Pensare a fare una cosa per sé non vuol dire essere egoisti, eh. Io non sono per niente egoista. No, Sandra, un pochino egoista. Va bene. Però è bello quello che dice Bebe, cioè sentirsi circondati da persone felici. È vero, anche a me fa tanto piacere vedere le persone contente. E non capisco come mai ci sono tante persone che in generale pensano a creare tristezza, a creare sconforto, a creare così danno. Ecco, questo non lo capisco nemmeno io. Bene, io avrei mille altre domande, ma credo che il vostro tempo non sia così illimitato come posso pensare il mio. E quindi ringrazio tantissimo Bebe Rio e Sandra Savaglio, e spero che ci rivedremo presto, e auguri tutti di cuore e soprattutto una buona notte. Grazie mille, buonanotte. Buonanotte a voi. Ciao Bebe, ciao, ciao. Ciao, ciao Beppe, ciao Vittorio.